grande attenzione lo vediamo anche, diciamo, dalla gente che sta arrivando, ha suscitato l'incontro in Napoli con Guido Viale. Una battuta prima che si inizi, cosa ti aspetti, diciamo, da questo incontro, e perché secondo te ha suscitato così tanta attenzione? Beh, intanto è bene che si usi questa circostanza per prendere atto di quanto forte è la domanda di una svolta e di un'iniziativa comune da parte sia delle associazioni che delle amministrazioni locali, governi locali che sono impegnati in un programma di cambiamento. In secondo luogo mi aspetto che soprattutto dalle amministrazioni più sensibili e grazie al sostegno che possono ricevere dall'associazionismo eccetera si presentino delle rivendicazioni comuni al governo, in particolare per quanto riguarda la finanza locale e le risorse per poter attuare delle politiche di sostegno reale alla conversione ecologica e al reddito delle persone che ne sono state private dalla crisi. Quindi diciamo che un primo nodo è proprio questo, nel tempo della crisi pretendere di poter gestire i fondi e i soldi in maniera diversa. Sono le amministrazioni locali, cioè il governo locale con il sostegno di una democrazia partecipata che possono gestire una svolta di carattere ambientale e di carattere sociale. E quindi è lì che devono andare prioritariamente le risorse per poter tornare a fare politica. In Italia tutto questo si chiama il cosiddetto strangolamento del patto di stabilità che vogliono imporre. Sì, la battuta è sempre quella di Reagan, affamare la bestia in modo che ci si debba per forza rivolgere ai privati. Si sta strangolando la finanza locale in modo da costringerla a vendere tutto, compresi i propri cittadini e i propri servizi locali, ai privati, che poi vuol dire la speculazione e la finanza internazionale.